Noi andremo avanti con l'ospedale, sappiamo che fondi abbiamo, sappiamo quello che necessita, è ovvio che si va a deliberare di fare un ospedale, dobbiamo dire che è condizionato alla disponibilità delle somme che ci servono, altrimenti non è che io posso mettere a repentaglio un bilancio di un'azienda. Per fare un ospedale di partenariato pubblico ho 250-270 milioni, con 82 milioni non vado in nessun posto, quantomeno me ne occorrono altri 50-60 milioni per poterlo realizzare in PPP, se è in PPP, oppure verificare quello che ci uscirà con quelle somme lì. Questo è uno dei primi incontri perché io voglio essere trasparente con la cittadinanza e dire la verità alla cittadinanza. Noi non dobbiamo nascondere nulla, voglio solo assicurare la cittadinanza che si avrà un ospedale nuovo all'altezza dei tempi per quello che tecnico, sia dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista di urbanizzazione dei servizi, di tutto, capito? Quindi noi, questa è la nostra scommessa per il futuro della città della Mano. Pensare a dei tempi di Giosia? I tempi adesso ci vorranno circa 6-7 mesi per completare l'opera di esame dei progetti, dopodiché se si va in appalto 4-5 anni, in 5-6 anni terremo proprio un ospedale. Riguardo alle proposte arrivate, le ha detto due, le abbiamo già scartate, sì. Poi ce n'è un'altra fresca. C'è un'altra fresca che stiamo esaminando e speriamo ci saranno altre che per aprirci un confronto. Riusciremo a realizzare un ospedale nel migliore dei modi e nell'economicità migliore per la cittadina di Roma. Sento un po' il fiato al collo in questi ultimi tempi, poi voi siete stati fermi nelle procedure anche per il Covid. Non è che noi siamo stati fermi, sono stati fermi tutti per le procedure del Covid e siamo tuttora in allerta per le procedure del Covid, non dimentichiamoci che il Covid non è finito, quindi però dobbiamo andare avanti anche con le altre attività per cui siamo preposti a svolgere. Mazzini non lo lasciamo solo, ha detto, insomma. Assolutamente. Mai. Cercheremo di... Come no? Abbiamo fatto un gruppo di lavoro dove ci sono persone, tra l'altro i nomi sono abbastanza noti e importanti. Secondo livello si chiedono tutti questo secondo ospedale, oramai ne siamo... Secondo livello, dopo dipende dalla regione, qual è di primo o di secondo livello. Noi lo terremo pronti per essere di secondo livello, se dopo verrà, ma altrimenti Teramo avrà una salute di secondo livello. Chi diciamo, parla spesso di project, come dicevo in conferenza, parla di realtà di 15 anche più anni fa. Oggi c'è una normativa, basta andarla a leggere, ci sono delle linee guida dell'ANAC, le linee guida numero 9, che sono particolarmente stringenti. Non si privatizza la parte sanitaria, si privatizzano i servizi. Questo paese secondo me deve comprendere che l'innovazione offre dei vantaggi, ma offre anche dei rischi. Bisogna avere forse maggiore fiducia della pubblica amministrazione, delle sue capacità di affrontare questi rischi e di porre in essere dei modelli gestionali efficaci. Un modello virtuoso, professore. I modelli virtuosi ci sono in tantissimi ambiti, ci sono in ambito diciamo, sanitario, la sanità lombarda che citava prima, diciamo, ci sono degli esempi virtuosi nella gestione di infrastrutture pubbliche come possono essere i parcheggi piuttosto che i cimiteri, piuttosto che le RSA, quindi ci sono tantissime esperienze positive. Come in tutte le cose ci sono esperienze positive e esperienze negative, il tema è non stigmatizzare solo le esperienze negative, guardarsi anche, diciamo, il bicchiere è sempre mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende uno come lo vuole comunicare.